Buongiorno a tutti. La tavola rotonda che andiamo a introdurre mi pare che contenga l'elemento principe della vita, ma della vita finanziaria in modo particolare, ossia l'elemento fiducia, che è parente di credito, mi insegnate. È una delle tante cose che mi insegnerete, nel senso che mi capita di rado di avere una platea che ne sa tanto, ma tanto più di me. Però in questo caso, di sicuro, in questo caso succede di sicuro. Lascio la parola al professor Bugliesi, rettore dell'Università di Ca' Foscari, e poi a seguire avremo la relazione. Prego. Buon pomeriggio a tutti, vi porto i saluti dell'Università Ca' Foscari di Venezia. È un'occasione importante e su un tema importante. È un'occasione importante per sicuramente per l'autorevolezza di chi la promuove, l'ANAS, e per ringrazio il Presidente Buffi per avermi invitato. È un onore per un'istituzione come Ca' Foscari essere presente su questi temi. È importante certamente per il livello dei relatori e degli interlocutori che parteciperanno al dibattito e che saluto, ho conosciuto prima, ed è certamente importante per il tema che si affronta, quello della fiducia, della consulenza finanziaria. È un tema che in questo territorio, in questo momento, a seguito degli eventi ben noti che hanno afflitto l'economia e la finanza, il sistema della finanza e del credito di questo territorio, è per l'appunto centrale, molto sentito e un tema sul quale è utile approfondire anche per cominciare a ricostruire dopo aver analizzato gli errori del passato. E in questo devo dire ho l'onore di rappresentare un'università che ha una grandissima autorevolezza per la sua storia. È una storia di una scuola superiore di economia e commercio fondata quasi 150 anni fa ormai. Nel 2018 ci avviamo a celebrare 150 anni della nostra fondazione e quindi abbiamo 150 anni di storia, di studio, nello studio e nella formazione sui temi legati all'economia, al business e certamente alla finanza. A Ca' Foscari, nel corso di questa storia centenaria, si sono succeduti nomi importanti nell'economia e nella finanza italiana. E a Ca' Foscari opera da qualche anno ormai, con crescente successo, il Centro di Economia e Management Sperimentale, di cui il professor Rigori, che parlerà tra poco, è parte, ed è un centro che sviluppa i temi dell'economia comportamentale con modalità e cercando innovazione all'interno di quest'ambito, che è centrale certamente relativamente ai temi di oggi, perché diciamo, l'economia comportamentale studia in particolare gli atteggiamenti e le conseguenze dell'incertezza, del rischio, della percezione del rischio, che evidentemente nella finanza e nel lavoro dei consulenti finanziari, io non sono un esperto, ma diciamo, fino a questo punto penso di poter dare un contributo, se non altro come utente potenziale e anche reale della consulenza finanziaria, i temi dell'economia sperimentale sono certamente importanti. Il centro lo fa ed è sostenuto da tempo, ed è sostenuto dalle migliori professionalità del nostro Ateneo nell'ambito dell'economia, dai due dipartimenti di economia e di management. Lo fa in collaborazione con la Fondazione Ca' Foscari e lo fa grazie a un sostegno, una partnership che da anni ormai si svolge con crescente soddisfazione nostra e spero possa essere reciprocata, da parte prima di Swiss Global e adesso di GAM, che diciamo, ha reso anche possibile questa nostra presenza, ha promosso la nostra presenza qui, e quindi ringrazio anche i vertici di GAM per il loro contributo. Il centro di CERMED sviluppa, come tutta Ca' Foscari, ricerca di altissimo livello dal punto di vista accademico, ma anche, in modo crescente,
Una ricerca che si rivolge anche al territorio nella consapevolezza dell'importanza che un'università svolge quale istituzione ancora di questo territorio e nella consapevolezza dell'importanza della promozione, diciamo, del sapere accademico in ambiti, nell'ambito economico e sociale, in particolar modo in momenti in cui appunto le criticità in questo territorio sono evidenti, emergono ed emerge quindi sempre più viva l'importanza di avere attori terzi autorevoli che possano contribuire a tracciare un percorso di nuova crescita su basi solide, consolidate dal punto di vista scientifico, tecnico e anche alla fine pragmatico. E io vi ringrazio per avermi permesso di aprire i lavori e ringrazio di nuovo l'ANAS per l'invito, grazie a tutti voi e buon lavoro. Presidente Buffi, per la sua introduzione. Le luci che ho di fronte non mi impediscono di vedere che la sala è piena, ma magari se fate un applauso forse riesco a capirlo meglio. Beh, intanto sono io, come presidente di ANASF, che ringrazio il professor Bugliesi, rettore del Ca' Foscari, che ci onora della collaborazione, della sua presenza e ovviamente della collaborazione di un'università così prestigiosa. Il rapporto con le università, ne abbiamo parlato sia ieri sia oggi, è un driver delle iniziative dell'associazione per qualificare meglio la nostra professione e perché riteniamo che per le università passi veramente il corso del futuro del nostro paese. A me il piacere di introdurre, veramente sarà una brevissima introduzione, i lavori di oggi pomeriggio e quindi vado speditamente a quelli che sono alcune considerazioni, cominciando da osservazioni che rimandano sostanzialmente al perché noi siamo qui, oggi e domani. E dopo il successo crescente di Consulenzia a Roma, che molti di voi conosceranno, vorrei sperare tutti, abbiamo cominciato a pensare di portare la nostra manifestazione anche sul territorio. Via via che la cronaca dei casi di risparmio tradito, così tra l'altro titolava oggi il più importante, uno dei più importanti, delle più importanti testate del territorio, e delle cosiddetta malagestio delle banche del nostro paese, proseguiva e proseguito nella sua via crucis economica e finanziaria, direi anche sociale. E abbiamo avuto subito evidente che il Triveneto fosse tra i territori più colpiti. Eccoci dunque a far sentire la nostra presenza qui, come associazione, come consulenti finanziari, come professionisti del risparmio. L'altra cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di sviluppare con le migliori espressioni del territorio, l'ho appena detto, un rapporto di collaborazione che vorremmo consolidare anche in futuro. Ecco dunque il coinvolgimento dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ed in particolare con la Facoltà di Economia degli Intermediari Finanziari, che qui è rappresentata dal professor Rigoni, che poi ascolteremo a breve. Come pure la collaborazione con GAM Asset Management, che ha sponsorizzato la ricerca a cura del CERM Lab, in particolare con l'amico Riccardo Cervellin e comunque con gli amici che siedono qui di fronte a me. A dimostrazione di come le proposte di ANASF, dell'Associazione dei Consulenti Finanziari, siano viste, siano lette, siano interpretate come attrattive dal mercato, abbiamo anche nuovamente riscontrato l'interesse del mondo dell'industria, del mondo del risparmio gestito, che ringrazio in particolare perché ancora una volta ci ha consentito di organizzare un evento così importante e a cui credo sia doveroso tributare un applauso. Bene, il tema della fiducia, alcune brevi considerazioni, perché poi la svilupperemo nel prosieguo. Il tema della fiducia, ben vedere, permea tutta l'attività economica e dunque anche la finanza. E direi in particolare la finanza non può sottrarsi a questo riscontro. Anzi direi, senza che ciò possa apparire banale,
che se c'è un settore dove il rapporto fiduciario è fondamento della relazione, questo è proprio l'ambito del risparmio, quindi l'ambito nel quale noi ci muoviamo, noi navighiamo. In Italia continuiamo a vivere una situazione che per certi aspetti è anche abbastanza paradossale. Certo, con delle motivazioni e anche con delle attenuanti che affondano le radici nella storia e nella cultura del nostro paese, ma anche dei suoi limiti di fronte al proscenio della globalizzazione. Gli italiani, si dice, sono un popolo di santi, di poeti e di navigatori, come è noto. Ma in tempi molto più recenti, o comunque in tempi recenti, ci siamo specializzati in quella che potremmo definire un po' la costruzione di un fattore cardine dello sviluppo moderno delle economie di mercato di stampo capitalistico, il risparmio per l'appunto. Infatti si suole dire che siamo anche un popolo di risparmiatori, ma forse non siamo ancora un popolo di investitori. Da una parte il risparmio privato degli italiani ha dimensioni ragguardevoli, anche se il tasso di crescita dal 2015 è inferiore alla media europea, ma rappresenta in ogni caso un contraltare all'enorme debito pubblico. Dall'altra si riscontra l'incapacità sempre del nostro sistema in generale, poi ovviamente ci sono tante eccezioni, anzi una ne abbiamo qui oggi, di valorizzare l'immensa risorsa di cui dispone, cioè il risparmio. Penso, solo a titolo di esempio, all'asfittico mercato dei capitali, con la nostra borsa, che non è mai decollata, con pochi titoli, concentrazioni di grandi gruppi, prevalenza settoriale di quelli bancari e finanziari, per l'appunto, un mercato lontano dalle potenzialità dell'economia reale e del tessuto industriale del nostro paese, anche se fortemente ridimensionato dopo la crisi che tuttora stiamo vivendo. Quindi, diciamo che questi sono dei dati di fatto, da cui si parla peraltro da anni. L'assenza di forti investitori istituzionali ed una vocazione fortemente speculativa hanno fatto il resto. Penso al lungo periodo, iniziato dal dopoguerra, che ha visto una gestione del nostro debito pubblico finanziato a tassi di interesse nominali molto appetibili, ma che hanno a loro volta reso il nostro risparmiatore, diciamolo, anche un po' viziato, diventato oggi, di fronte allo scenario che conosciamo e di cui prima d'ora abbiamo appena sentito la testimonianza di autorevoli gestori, assai smarrito ed incerto sul da farsi, perché tutto il settore vive un momento di incertezza in termini di prospettiva. Figuriamoci il risparmiatore. Un mercato dei capitali efficiente, un sistema creditizio concorrenziale e politiche di bilancio funzionali allo sviluppo rappresentano ancora, viceversa, dei vantaggi competitivi di paesi che della finanza hanno fatto un loro driver di crescita di lungo periodo. È recentissima la presentazione del rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, pubblicato da Consob e che è stato ampiamente dibattuto, è dello scorso settembre, che analizza in profondità i comportamenti dei risparmiatori italiani. Tra questi, i più significativi sono il timore delle perdite, la scarsa educazione finanziaria e la mancanza di fiducia. Elementi che scoraggiano la partecipazione al mercato finanziario e portano a fare scelte molto spesso sbagliate e soprattutto non responsabili. Sottolineo il ruolo della fiducia, che è indicata da oltre il 50% del campione del rapporto Consob come la componente prioritaria nella scelta di detenere un prodotto finanziario. In questo caso stiamo commentando un dato riferito al legame tra fiducia e prodotto, che è già significativo di per sé, anche se il focus probabilmente dovrebbe essere caratterizzato ancor prima dal rapporto che esiste tra fiducia e operatore, quindi tra fiducia e consulente, nella fattispecie. Ed è chiaro che un processo virtuoso di sviluppo del mercato finanziario, oltre che della formazione del risparmio, non può prescindere dal fattore più importante, un clima di fiducia, a sua volta affiancato dalla presenza sul mercato di intermediari ed operatori qualificati. Abbiamo assistito dal 2008 in poi alla crisi più grave dopo quella degli anni 30,
che ha avuto ripercussioni importanti sul sistema bancario e finanziario, oltre che industriale e sociale. Ed in un paese bancocentrico, e la regione in cui siamo non è un'eccezione, come l'Italia, gli effetti di taluni casi sono stati devastanti, come testimonia per l'appunto la nostra presenza anche qui rispetto a ciò che è avvenuto nei mesi precedenti. Abbiamo finalmente capito, ci auguriamo, perché a dire il vero questo noi l'abbiamo capito da tempo, perché vogliamo anche dissociarci da alcune pratiche che sono state, ahimè, molto diffuse, dicevo, abbiamo finalmente capito che la fiducia non è né deve essere un atto fideistico nei confronti di qualcuno, sia esso una persona, sia esso un'azienda, quanto piuttosto un atto responsabile ed informato, direi un processo che si compone di tanti stadi che si sovrappongono e si alimentano di conferme e di semafori verdi. L'essere risparmiatore che evolve in investitore richiede dunque un approccio certo d'elegante, ma attivo, vigile, dubbioso persino, nei confronti del soggetto che è deputato ad assistere lo stesso risparmiatore nelle scelte di investimento. Il consulente finanziario, di converso, interagisce con l'investitore attraverso lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze, delle abilità e delle relazioni. Ci sono fattori che influenzano maggiormente questi rapporti e la ricerca ne mette in luce alcuni in particolare. In ogni caso, quello che possiamo affermare è che il binomio fiducia e consulenza finanziaria è indissolubile e l'una alimenta l'altra. Ne siamo convinti. Siamo i primi ad essere convinti che la giovane storia dei promotori dimostri oggi come i consulenti finanziari, che finalmente hanno riacquisito il loro vero nome, abbiano sviluppato in almeno 4 decenni, tanti quanti ne ha la nostra associazione, che nel 2017 farà i suoi primi 40 anni, le migliori best practice nel rapporto fiduciario tra risparmiatori ed operatori. E che anche per il futuro possano contribuire a ricostruire dove è necessario, a rafforzare dove è già presente quel clima di fiducia che è alla base di un sano e corretto sviluppo della professione e del mercato. Vi ringrazio. Prego. Prego, professor Rigoni. Buon pomeriggio a tutti e vi ringrazio di essere intervenuti numerosi a questa occasione e quindi di darci la possibilità di presentare la ricerca che abbiamo svolto tra la tarda primavera ed estate in collaborazione con ANASF. E la ricerca ha come argomento principale il tema della fiducia, ma ha toccato diversi aspetti della relazione consulente-cliente sul tema della fiducia, bensì facendo un questionario che ha avuto come tasso di risposta una partecipazione elevata dell'ANASF, tant'è che siamo riusciti a ottenere ben 1200 risposte al nostro questionario somministrato online nel periodo tra giugno e luglio. E l'elaborazione che vi sto per mostrare è un'elaborazione che presenta solo una sintesi di alcuni dei risultati del lavoro, perché il lavoro ha toccato temi decisamente articolati e diversificati nell'ambito del tema della fiducia. Qui ci focalizziamo solo su alcuni aspetti che ci possono aiutare a capire quali sono le determinanti, i fattori che spiegano, dal punto di vista del consulente, quali sono le principali fonti che alimentano il rapporto di fiducia tra lui e il cliente.
È già stato brevemente introdotto dal Presidente, il dottor Buffi, che la fiducia è un tema fondamentale nelle relazioni di consulenza finanziaria. Quindi non mi dilungo molto, salvo sottolineare una cosa importante che emerge dalla recente ricerca di Consob, e cioè che il principale ostacolo, stando al rapporto Consob, per gli intervistati ad affidarsi a un consulente finanziario è la mancanza di fiducia, perché gli altri elementi importanti che in qualche modo agli occhi dei clienti giustificano il mancato ricorso al consulente finanziario sono temi pratici, quali il fatto che non investo o il fatto che investo somme poco rilevanti o il fatto che i miei investimenti sono tutto sommato banali, così semplici da non richiedere un'interazione con il consulente. Quindi la fiducia è il principale elemento che attiva o non attiva il rapporto professionale con i clienti. E in ciò la professione finanziaria non si distingue particolarmente da altre professioni dove è importante un rapporto fiduciario. Pensiamo ai medici, pensiamo agli avvocati, a consulenti societari come i commercialisti. Cioè in molte professioni è fondamentale la fiducia. Ciò che rende diverso il rapporto tra consulente finanziario e altre professioni è il fatto che il servizio che il consulente finanziario propone e sviluppa con il cliente è sottoposto all'incertezza e all'incudine pesantissima del mercato finanziario. Mentre altri consulenti, altri professionisti possono illudersi di offrire servizi oggettivamente e in qualche modo in termini inoppugnabili, perfetti, che seguono senza nessuna criticità e nessuna problematica seria dei protocolli stabiliti, e ciò è più difficile per il consulente finanziario, perché l'esito del servizio è fortemente condizionato da qualcosa che non è controllabile ed è appunto l'andamento del mercato finanziario. L'altro elemento che mi preme sottolineare e che emerge dalla recente ricerca Consob è che comunque i clienti non hanno le idee chiarissime su cosa pensano, su cosa si aspettano dal consulente. Sì, dicono la fiducia è importante, però se poi vengono richiesti di esprimere un'opinione che qualifica quali siano i loro punti di forza, su questo vanno un po' in difficoltà e in confusione. Quindi abbiamo una situazione per cui abbiamo un oggetto di interesse che balza agli occhi, essere importantissimo, la fiducia, ma la capacità di comprenderla al di là di alcuni luoghi comuni non è facile, non è così agevole. Ed è per questo che abbiamo pensato con ANASF di approfondire questo tema. E il tema fondamentale è che ha guidato e che guiderà questa presentazione, che ha guidato una parte della nostra ricerca, è: la fiducia si alimenta con cosa? Con buoni rendimenti, assenza di perdite, guadagni importanti, oppure con la capacità di sviluppare una buona relazione. Ma se parliamo di buona relazione, cosa significa una buona relazione? Come possiamo andare al di là del luogo comune, fidarsi di il cliente si fida di me, io sono capace di guadagnarmi la sua fiducia? Allora, la letteratura scientifica, che partendo dalle teorie economiche fino ai temi di finanza comportamentale e di psicologia cognitiva, ha mostrato che la fiducia può essere studiata e analizzata secondo due principali dimensioni. Una dimensione è orientata prevalentemente alla performance, mentre l'altra è orientata prevalentemente alla relazione. Cosa significa essere orientata alla performance? Significa che in questo caso la fiducia si instaura principalmente perché il cliente percepisce che gli viene proposto uno scambio, da un punto di vista economico, vantaggioso, conveniente.
in parole povere che i costi sono contenuti, che i rendimenti potenziali sono, una volta che si tiene conto dei rischi, interessanti ed elevati. E questo quindi è l'elemento dello scambio economico che alimenta una delle dimensioni della fiducia. Quali sono le caratteristiche di questa dimensione della fiducia alimentata dallo scambio economico? Che è facilmente comprensibile, è facilmente spiegabile e quindi è l'elemento principale su cui si può agire per nei primi momenti della relazione, perché ci permette di proporre dei messaggi tutto sommato comprensibili, semplici, chiari, univoci. Ciò che ti propongo costa poco, oppure ciò che ti propongo ha un basso rischio, ma ha un rendimento interessante. Quindi ha il vantaggio di poter essere attivato abbastanza agevolmente, almeno apparentemente. Il principale limite di questo approccio è che è un approccio che chiaramente, dando particolare enfasi alle dimensioni economiche del rapporto, ha anche, implica poi dei costi proprio economici, perché bisogna proporre condizioni, offerte particolarmente interessanti e vantaggiose. Espone a un focus sulla concorrenza di prezzo e purtroppo, nel caso del mercato finanziario, risente del fatto che la performance ha sempre un notevole grado di aleatorietà e quindi non è scontato che le promesse e le basi su cui si è attivata in questo modo la relazione vengano poi mantenute e adempiute nel tempo. Viceversa, la dimensione alternativa di analisi della fiducia, che la pone come risultato di una norma di comportamento sociale che si attiva quando le persone si seguono delle prassi, delle consuetudini comportamentali che rispondono a ciò che noi ci aspettiamo sia corretto in determinate circostanze, è da un lato più difficilmente attivabile nel breve periodo, perché può apparire come qualcosa di vuoto, può apparire come semplicemente un parlare di, senza avere sotto sostanza, senza avere sotto rendimenti, costi contenuti, prodotti interessanti. Dall'altro lato però questo tipo di relazione sottolinea delle dimensioni che vanno oltre quelle strettamente finanziarie. E queste dimensioni sono fondamentali nel caso del risparmiatore e, come diceva giustamente il dottore, dell'investitore, perché l'investitore è sempre per definizione una persona esposta alla potenziale paura o reale paura, alla potenziale reale desiderio, aspirazione di ottenere qualcosa di importante. Quindi è una persona che è strutturalmente esposta a dinamiche perturbanti della sua stabilità emotiva molto forti. E su queste dimensioni, su queste dinamiche perturbanti che sono legate al mondo emotivo e cognitivo del cliente, che agisce la dimensione della fiducia come relazione. Quindi ci siamo chiesti come queste due dimensioni, analizziamo come queste due dimensioni vengono percepite dai consulenti nel loro rapporto con gli investitori. Come sapete, abbiamo avuto una larga, come ho già detto, una larga partecipazione da parte dei soci ANAS, che ancora oggi ringrazio. Voi siete state, diciamo, la comunità che voi qui rappresentate è stata una comunità fantastica, che nel giro di poco tempo ha dato un grandissimo tasso di adesione e di risposta alla nostra proposta di lavoro e di ricerca. E ha coperto tutta l'Italia con anche una significativa partecipazione di soci del Triveneto, quasi 200 soci del Triveneto hanno risposto al questionario. E
Noi abbiamo analizzato la fiducia secondo due dimensioni, una dimensione che chiamiamo più soggettiva, cioè come il consulente percepisce di essere tanto o poco quanto lui percepisce di essere degno di fiducia da parte del cliente. Quindi la percezione che lui ha di come il cliente lo vede meritevole di fiducia. Il secondo elemento che abbiamo analizzato è una dimensione più oggettiva. Siccome fiducia significa affidamento, fiducia nella sua versione estrema significa anche lealtà e fedeltà, abbiamo analizzato e abbiamo esaminato in quali termini, quali sono i fattori che influenzano l'affidamento del patrimonio da parte dei clienti, cioè la percentuale del patrimonio che, in parole povere, che i clienti affidano al singolo consulente e la fedeltà che egli ritiene ripongano su di lui. Quindi abbiamo queste due dimensioni, una più soggettiva, cioè come il consulente percepisce importante per i clienti, e una dimensione più oggettiva e in qualche modo meno, meno immediatamente percepibile, che è data da quanto loro si affidano al consulente. La cosa interessante che vi mostrerò è che queste due dimensioni, soggettiva e oggettiva, in qualche modo divergono e hanno dei fattori esplicativi diversi, e quindi ci chiederemo cosa significa questo in termini poi anche, come posso dire, operativi per i professionisti e per la professione. Inizio con alcune statistiche. La fiducia percepita è misurata con una domanda piuttosto semplice. In una scala da 1 a 7, se noi chiedessimo ai tuoi clienti quanta fiducia ripongono in te, in media, quale pensi sarebbe la loro risposta? Voi vedete che non c'è una differenza importante tra Veneto, Italia, Nord, semmai potremmo dire che i consulenti veneti si collocano un po' sopra la percezione di fiducia della media italiana e della media del Nord. Comunque in media i consulenti sono convinti che i clienti si fidano molto di loro, e questo è tutto sommato un risultato ci si poteva attendere abbastanza tranquillamente, perché per definizione chi opera, chi lavora quotidianamente deve ripensare di essere degno di fiducia, altrimenti non potrà mai essere destinatario della fiducia. Il problema più interessante invece è quali sono gli elementi che nella percezione dei consulenti rilevano nell'influenzare questa dimensione della fiducia, e abbiamo diviso gli elementi in due famiglie. Gli elementi riconducibili alla performance, cioè al primo tipo di fiducia, quella della fiducia che nasce dallo scambio conveniente, cioè do dei buoni prodotti che costano poco, che fanno performance fantastiche e così via, oppure temi più legati alla relazione. Cosa emerge? Vedete, emerge che se parliamo di performance, ciò che per i consulenti rileva di più nell'influenzare questa percezione di fiducia soggettiva è la possibilità di avere performance migliori in linea con quelle del mercato, evitando assolutamente di parlare di perdite, anche quando le perdite sono perdite evitate. Cioè emerge come si debba evitare, almeno stando alle nostre analisi, tendenzialmente questo tema, anche solo per dire che siamo stati capaci di evitarla. Se andiamo invece a vedere l'aspetto della fiducia legata alla relazione, quello che conta sono sostanzialmente tre cose nella percezione del consulente. Quanto sei estroverso, quanto sei capace di comunicare positivamente, vivacemente, in modo interessante con i tuoi clienti, quanto sai essere informale, tanto più sei informale, quindi quanto più puoi ricevere fiducia, e una consuetudine all'incontro, la disponibilità a incontrarsi spesso. Quindi questi sono gli elementi che rilevano principalmente nella percezione di fiducia da parte del consulente. Se invece andiamo ad esaminare l'altra dimensione, la dimensione dell'affidamento, che noi abbiamo chiamato fiducia oggettiva, vale a dire quale percentuale del patrimonio i clienti investono con te, l'abbiamo diviso in due parti: nuovi clienti o clienti consolidati, perché riteniamo che le dinamiche di fiducia di tipo
più basate sulla performance o più basate sulla relazione possono cambiare a seconda dei momenti che stiamo considerando. Vedete che qui emerge che in media, stando ai nostri rispondenti, i clienti nel Veneto, i nuovi clienti, affidano grosso modo il 44% del loro patrimonio al consulente, una cifra apprezzabilmente più alta di quanto si verifica nelle restanti regioni d'Italia, dove si è leggermente sotto il 40%. Ma la cosa più interessante non è guardare quanto affidano, ma cosa influenza quanto affidano, stando alle risposte che ci sono state date, e lo vedremo tra poco. Per completare la panoramica iniziale, vediamo la seconda fase della fiducia oggettiva. Come si comportano i consulenti consolidati? In media, i consulenti consolidati, quanto ci affidano? Vedete che approssimativamente anche qui si mantiene questa differenza a favore del Veneto, rispetto a Italia e Nord Italia, anche se un po' più contenuta, e siamo sul 77% per il Veneto, sul 75% per il resto dell'Italia. Quindi abbiamo fatto una foto di questo elemento chiave, che è la fiducia che noi chiamiamo oggettiva, l'affidamento. Adesso chiediamoci quali sono gli elementi che la influenzano. Allora, per quanto riguarda i nuovi clienti, gli elementi che li influenzano li abbiamo ancora una volta distinti in elementi legati alla performance dei prodotti ed elementi legati alla relazione. Vedete che quando parliamo di performance emergono degli elementi che già avevamo visto prima. Guadagni ottenuti o performance migliori o in linea almeno con quelle del mercato. Quindi ancora una volta ritorna il tema del guadagno e delle performance migliori. Su questo siamo abbastanza simili a quello che avevamo visto prima. Dove invece cambia abbastanza è nella relazione. Nella relazione non conta più l'estroversione, non conta più saper semplicemente comunicare, ma conta la stabilità emotiva del consulente. Come definiamo stabilità emotiva e estroversione? Con dei set di domande che profilano i consulenti, assegnandoli a determinati fattispecie ricorrenti di tratti della personalità. Quindi emerge che i consulenti che hanno maggiore stabilità emotiva sono quelli che riescono a ottenere un maggior affidamento da parte dei clienti. Per quanto riguarda invece i clienti consolidati, cosa abbiamo di nuovo? Vorrei sottolineare due punti. Per quanto riguarda il tema della performance, in senso lato dico performance, cioè della qualità dell'offerta, stanno assumendo importanza componenti più oggettive, più in qualche modo stabilizzate. Sono la capacità di contenere i costi e la capacità di avere un portafoglio ampio e diversificato. Quindi quando il rapporto si consolida, l'affidamento è alimentato da elementi più controllabili, più controllati, in qualche modo più oggettivi e meno basati sulla performance. Quando il rapporto si consolida cambia anche il tipo di elementi che influenzano la relazione. Oltre alla stabilità emotiva entra in gioco un nuovo tema, la coscienziosità. Cioè la persona, il consulente, si deve sentire una persona affidabile, non semplicemente una persona stabile emotivamente, ma soprattutto uno che è capace di adempiere ai suoi doveri con puntigliosità e puntualità. Torna invece in gioco un tema che avevamo visto ancora inizialmente, la prossimità ai clienti in termini di incontri e di frequenza degli incontri. Allora, a nostro avviso, cosa dice, prima di andare avanti, cosa ci dice questo? Ci dice, secondo me, una cosa interessantissima, almeno per noi, e cioè che la percezione che il consulente ha della dinamica della fiducia, che si basa sulla fiducia che noi definiamo oggettiva o percepita, soggettiva o percepita, è diversa da quella che poi il consulente stesso riporta come affidamento dei clienti. Quindi il consulente tende intuitivamente a pensare che
ciò che alimenta la fiducia dei suoi clienti siano alcune dimensioni, l'estroversione, la performance. Quando poi invece gli si chiedono altre cose, entrano in gioco nuovi elementi. E le altre cose riguardano la fiducia oggettiva, cioè quanto realmente ci affidano. È in questa differenza dei fattori che sta l'interesse del risultato che poniamo, perché è un risultato controintuitivo. Noi siamo portati a pensare che le due cose combacino, invece non combaciano, sono diverse. L'ultima dimensione che abbiamo analizzato è di fiducia, diciamo, oggettiva, è la versione estrema della fiducia, cioè la fedeltà, la disponibilità a seguire il consulente laddove lui o lei cambiasse banca o rete o istituto per il quale lavora. Qui cosa vediamo? Che non ci sono grandi differenze tra Italia, Veneto e Nord. E ancora una volta il Veneto è leggermente sopra il Nord, ma sostanzialmente allineato all'Italia. Quindi in media, grosso modo, il 75-76% dei clienti seguirebbe il consulente se lui cambiasse istituto per cui lavora. Anche qui ci chiediamo quali sono gli elementi che influenzano la fedeltà del cliente. E qui i risultati sono ancora più forti di quelli che abbiamo visto prima, perché i risultati che influenzano la fedeltà del cliente sono esclusivamente risultati legati alla fiducia come relazione, non alla fiducia come scambio è vantaggioso o performance interessante. E sono alcune delle cose che avevamo già viste, quindi sono dei protagonisti che avevamo già incontrato. Sono alcuni tratti della personalità, in primis stabilità emotiva e coscienziosità, ritorna in gioco invece l'estroversione. E ancora importante, come già era prima, è la prossimità al cliente, la disponibilità a frequentarlo, a seguirlo frequentemente. Allora, così stanno le cose, almeno in base al nostro questionario e alle risposte che abbiamo avuto nel nostro questionario, quello che emerge è che la fedeltà è alimentata prevalentemente dalla capacità del consulente di essere vicino, prossimo al cliente, di essere un vero filtro emotivo contro le tempeste dei mercati, che sono tempeste che poi inevitabilmente si traducono in tempeste e difficoltà emotive. E per concludere, voglio ribadire quali secondo noi possono essere gli elementi di interesse, non solo scientifico, perché da un punto di vista scientifico noi siamo interessati a far emergere, analizzare problematiche secondo metodologie scientificamente corrette e secondo protocolli conformi agli standard internazionali, poi i risultati possono essere più o meno interessanti da un punto di vista operativo per la professione. In questo caso credo però che i risultati siano interessanti anche per la professione. Perché? Perché c'è una certa differenza tra la percezione, la fiducia soggettiva, come vi nominavo prima, e il vissuto e la realtà dell'affidamento dei clienti. Questo cosa significa? Significa che la semplice approccio intuitivo e introspettivo, dove il consulente chiede a se stesso e dialoga con se stesso e dice: ma secondo me quali sono gli elementi che favoriscono la fiducia dei miei clienti? E questo dialogo interiore ovviamente serve a cosa? Ad attivare mie risposte comportamentali che favoriscono la fiducia. Bene, questo dialogo interiore che tutti noi abbiamo con noi stessi, che chiaramente voi avete con voi stessi nella vostra professione, è in parte fallace. È in parte fallace perché ci induce a mettere l'accento su alcuni elementi che, pur essendo importanti, non sono primari. E quindi il rischio è che trascuriamo o diamo meno importanza ad altri aspetti che invece potrebbero essere e sono, stando all'analisi che abbiamo fatto, più importanti quando andiamo a vedere ciò che realmente conta, cioè l'affidamento, quanto si affidano i clienti con i consulenti. Quindi
Cosa potremmo dire? Che questa differenza tra fiducia soggettiva e oggettiva, che abbiamo messo in luce, fatta un luogo comune. Siamo abituati a pensare che il consulente finanziario debba essere un grande comunicatore. Certo, non fa male. Sapersi comunicare, essere estroversi, essere persone piacevoli, fa benissimo. Ma alla prova dei fatti sembra essere meno importante questa dimensione della dimensione che noi abbiamo chiamato del filtro emotivo, basato sulla capacità di essere emotivamente solidi. E quindi, diciamo così, il tema che riterrei di importante sottolineare è che per attivare azioni che realmente consolidano le dimensioni più importanti della fiducia, bisogna andare oltre ciò che ci viene spontaneo pensare, oltre ciò che è intuitivo pensare. E in tal senso sono utili, o possono essere utili, come in questo caso, le analisi scientifiche su ampie basi dati, perché mettono in luce aspetti che sono in qualche modo non immediati, controintuitivi, e solo in parte accessibili con l'analisi, con la riflessione che noi conduciamo quotidianamente con noi stessi, anche basandoci sulla nostra esperienza, sulle nostre percezioni. Vi ringrazio e con questo ho finito. Chiedo agli altri partecipanti al panel, il professore dovrebbe trattenersi con noi. Chiedo agli altri partecipanti al panel, quindi a Carlo Benetti di Gamma, a Riccardo Donadon di H-Farm e a Giovanni Pirovano di Banca Mediolanum e anche in rappresentanza dell'ABI di raggiungerci. Grazie. Professor Rigoni, permetta una curiosità tra le altre che solleva la sua ricerca. Ma perché dal suo punto di vista, ammesso che emerga dall'indagine, il Veneto è sempre così disallineato rispetto all'Italia? Perché finché sono 2 punti percentuali è un conto, quando cominciano ad essere 5 o 7 pare che sia una linea di tendenza. Come mai? Nella nostra ricerca il disallineamento non è importante, almeno nei dati che ho riportato. Cioè, tutto sommato io mi sentirei di dire che perlomeno la popolazione degli iscritti ANAS, perché noi stiamo analizzando questa popolazione chiaramente e i dati rappresentano questo mondo, io direi che non ci sono differenze importanti a livello Veneto, Nord Italia, resto d'Italia, se non un leggero prevalere di alcuni elementi positivi per il Veneto. Questo può voler dire che la popolazione dei consulenti finanziari ANASF è una popolazione che ha subito meno alcuni contraccolpi legati alle vicende degli ultimi 2 anni. Quindi probabilmente una popolazione che stante il modo con cui ha operato e le prassi operative prevalenti, non è stata danneggiata dalla catastrofe, recenti vicende. Se vuole che diamo un nome semplice, un sostantivo, esatto. Parliamo pure di catastrofe, perché francamente la concentrazione in un territorio così piccolo, certo, di, due di grandi una perdita crisi di valore così significativa, è un dato particolarmente caratteristico e certamente nel suo particolarmente negativo. Benetti, ci aiuta a illuminare le ragioni per cui GAM ha ritenuto di accompagnare questa ricerca? Beh, grazie per questa domanda, che appunto, se no dice cosa c'entra GAM. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Questo lavoro si iscrive in un solco nella tradizione che di lavoro, di collaborazione tra il nostro gruppo e la Fondazione Ca' Foscari, che risale al 2011, nell'intento di fornire ai nostri clienti, ai nostri partner, quindi ai professionisti, non solo strumenti
di investimento, ma anche strumenti di lavoro. Nel 2011 abbiamo cominciato ad approfondire le dinamiche della finanza comportamentale, cioè le dinamiche che sottendono la relazione tra investitore e patrimonio e tra investitore e consulente in questa relazione circolare. Si è concretizzata in una pubblicazione settimanale, I soldi in testa, che arriva fra poche settimane al 200° numero, in incontri che facciamo noi con i nostri partner e con gli investitori finali dedicati alla finanza comportamentale. Quindi un po' questo il grande, una prima grande ragione. La seconda grande ragione che ci rende particolarmente orgogliosi è che quando l'industria si incontra con l'accademia, il risultato è olistico, cioè è superiore alla somma di ciò che viene apportato, perché noi abbiamo fatto un salto di categoria logico. Questo è un lavoro, è una ricerca accademica, non è uno strumento, ma è una ricerca che ci consente di affinare nuovi strumenti, perché ci dà informazioni di dettaglio. Quindi noi ne abbiamo un vantaggio. E il secondo, lo diceva il professor Rigoni nella presentazione, il campione è stato un campione importante. E immagino che l'ampiezza del campione dia robustezza alle risultanze. Sì, mi innesto. Non ho il micro. Sì, una precisazione di 2 minuti, proprio breve. A livello internazionale non esistono studi con una base così ampia di consulenti finanziari, perché i consulenti finanziari sono una popolazione che è più difficile da raggiungere rispetto a quella degli investitori, e quindi abbiamo anche uno studio abbastanza che si staglia nel panorama non solo italiano ma anche internazionale. Scusi se l'ho... No, l'ha detto meglio, e quindi questo è motivo di orgoglio per il nostro gruppo. Buffi, dalla ricerca lei trae degli elementi di sorpresa, qualche indicatore che non aveva nella sua esperienza e nelle sue frequentazioni considerato e pesato in modo appropriato? Ma non vorrei apparire presuntuoso né irrispettoso nei confronti del professor Rigoni. Direi di no, ma provo a rispondere più compiutamente. Intanto il professore ha concluso, e adesso l'ha appena ribadito, intanto abbiamo appreso che questa è una ricerca molto innovativa per certi aspetti, perché raggiunge una popolazione ampia, vasta e qualificata, e siamo anche una best practice per il mondo intero, quindi questa cosa mi fa particolarmente piacere. Adesso, senza tirarsela troppo però, mi ha dato anche un altro spunto. Qualificando la platea come quella di consulenti finanziari, sì, tout court, ma anche di consulenti finanziari iscritti all'associazione, certo. Questo e ha concluso dicendo questa platea, sostanzialmente questo gruppo di riferimento, ha dimostrato una maggiore stabilità. È un buon motivo per associarsi ad ANAS per chi non lo è, quindi voglio dire, è un elemento... E questo non faceva parte degli obiettivi della ricerca, quindi proprio già è un valore aggiunto di per sé. Dottor Pirovano peraltro mi chiedeva il nostro distintivo, che le darò sicuramente alla fine di questo incontro con grande piacere. Però adesso, al di là delle battute, ma questa non lo era, perché mi ha fatto riflettere questa considerazione. Non particolarmente sorpreso perché? Perché in realtà, io ho cercato di dirlo nella breve introduzione, i più convinti di noi, ma io sono in buona compagnia, ritengono che questa alleanza di lungo periodo con il risparmiatore è la cosa sulla quale si fonda il successo di una professione, che quindi travalica i momenti congiunturali, travalica, supera le avversità. Quando ci volgiamo all'indietro, io facevo riferimento alla più grande crisi finanziaria degli anni 30, come è noto, ma in realtà noi di crisi quante ne abbiamo attraversate come operatori? Negli ultimi 20 anni almeno una ogni 5 anni. Quindi basta fare 2 conti, evidentemente. E nonostante ciò, evidentemente si è cementato questo rapporto di lungo corso, di lungo periodo, questa sorta di stabilità di... Certo, la ricerca ci dice anche, ma era un po' il nostro auspicio, di andare oltre
la declinazione pure e semplice del rapporto fiduciario, che intuitivamente è qualcosa che serve alla società, che serve all'economia, è qualcosa su cui si fondano le relazioni, scavando un paio di, diciamo così, mettendo a fuoco un paio di declinazioni a proposito della percezione dell'operatore che ci possono essere utili per migliorare il nostro servizio. Perché detto questo, per l'appunto, abbiamo tanta strada da fare e quindi gli spunti che sono emersi sono comunque utili per valorizzare la professione e per farla conoscere sempre di più a chi non ci conosce, perché questo è il nostro vero obiettivo. Buffi, lei ha parlato di alleanza, che è una parola forte e molto impegnativa e, come si intuisce, pretende... Noi siamo per le grandi sfide, il piccolo cabotaggio non ci interessa più di tanto. Pretende un rapporto a due. E tuttavia non possiamo nemmeno esimerci del dire che parlare con qualcheduno che è stato tradito e in qualche modo anche talora vilipeso non deve essere facilissimo. E allora il tema di distinguersi rispetto ai traditori sarà un tema centrale? Sì, sicuramente lo è, nel senso che intanto per chi è rimasto tradito, per usare questo termine che ormai è invalso nell'uso comune, bisogna portare, a mio modo di vedere, anche molta attenzione, molto rispetto, anche molta comprensione, ed evitare per certi aspetti, e la finanza comportamentale questo ce lo insegna, di tornare su un aspetto che sappiamo essere, proprio in virtù, in conseguenza dei dettami della finanza comportamentale, come un elemento che potrebbe essere esso stesso ostativo all'avvio di una nuova relazione. Però non v'è dubbio che di questo possiamo trarne come operatori qualificati anche qualche beneficio, rispetto, avendo questo approccio molto, con molta umiltà nei confronti di coloro che hanno subito situazioni così drammatiche come quelle a cui facciamo latamente riferimento. Mi viene anche da aggiungere, e mi sembra opportuno dirlo, ad una platea che già lo sa, ma è per condividerla, che nella stragrande maggioranza dei casi i fenomeni gravi, meno gravi, di risparmio tradito sono riconducibili a delle modalità di esercizio dell'attività e soprattutto dei modelli di business che non sono sostanzialmente quelli riconducibili al mondo dei promotori prima, dei consulenti oggi, e soprattutto non vanno nella direzione auspicata in primis dal legislatore, ma che lo stesso buonsenso ci dice di percorrere. Quindi grande rispetto per le situazioni di risparmio tradito, ed è un motivo per cui siamo anche qui, ma anche grande consapevolezza che quella alleanza, è vero, è una parola impegnativa, va costruita giorno per giorno, e mi pare che i riferimenti che il professore ci dà vanno in quella direzione. Cito fra tutti la frequenza dello scambio informativo, la qualificazione dello scambio informativo, quell'attività sottile, ma direi ricorrente, metodica anche di educazione finanziaria, che aiuta, corrobora e costruisce il rapporto di lungo respiro, di lunga data, e che tanto serve agli italiani, come ben sappiamo. Pirovano, nel concetto di alleanza ci sta anche un innesco di un rapporto. L'indagine condotta da Cafoscari indica una serie di caratteristiche, stabilisce dei modelli comportamentali, e tuttavia lei prima, preparandoci a questo incontro, diceva che molto frequentemente il suo cliente ha in mente una cosa in modo particolare quando inizia il rapporto con lei, con la banca. Grazie della domanda. Soprattutto ringrazio della bella ricerca, condivido in tutto. Poi dopo avrò alcune domande da farle, però prima rispondo alla domanda del nostro moderatore. Prima ho detto che oggi nella ricerca e l'acquisizione di nuova clientela si guarda anche il problema della performance a garanzia tutto. Negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, anche a seguito del fatto che data 22 novembre del 2015 della risoluzione delle quattro banche, il risparmiatore mette al primo centro la solidità della controparte.
Proprio questo è fondamentale. Se guardiamo l'esperienza anche di Banca Mediolanum, scusate se faccio riferimento alla mia realtà, però è quella che conosco, e questo è fondamentale. L'acquisizione, la maggiore acquisizione della clientela, io ogni giorno sono con i clienti, con i miei colleghi che qua sono in mezzo a voi, che saluto molto molto cordialmente, la solidità oggi viene al primo posto, ma in assoluto al primo posto. E per cui, anche perché qua poi dobbiamo anche distinguere, perché oggi la gente utilizza, anche gli accademici, utilizzano indistintamente risparmiatore e investitore, perché l'articolo 47 della nostra Costituzione tutela il risparmiatore, e se guardiamo anche la declinazione del bail-in, la tutela è per il risparmiatore, non per l'investitore. Per cui anche quando parliamo dell'articolo 47 che tutela il risparmiatore, e anche per difendere anche gli interventi anche del decreto legge che direi stabilisce gli indennizzi ai clienti colpiti dalla risoluzione delle quattro banche, parla del risparmiatore ed esclude l'investitore. Per me oggi ha senso ancora parlare di differenza fra risparmiatore e investitore. Il risparmiatore è quello che ha investito solamente sui conti correnti, compresi i conti di deposito, però abbiamo clienti che investono decine di milioni su quel conto lì. Beh, questo è tutelato, non è tutelato chi ci affida 50.000 euro che noi investiamo tramite fondi comuni di investimento in obbligazionari? Non ha senso. Però oggi purtroppo vige ancora, io penso che l'Accademia qua deve fare un grosso contributo a superare questa distinzione per cui il risparmiatore è più debole e l'investitore invece è quello che sa tutto, il sapientino. No, non è vero, a volte il cliente è indistinto. Anche perché poi nella quotidianità delle relazioni il cliente non fa differenza tra strumento in cui, quando pone la fiducia, in cui investe. Se uno strumento è più tutelato, è tutelato dall'articolo 47 della Costituzione, è tutelato dal bail-in, oppure non è tutelato, oppure non rientra tra i fondi che coinvolgerebbero una banca in fallimento. Lui dice: io ho dato i soldi alla banca, perché ormai direi tutti ragionano in questo concetto. Poi per lui è tutta fiducia, quindi non fa questa differenza. Per cui oggi, rispondendo alla sua domanda, ha direi molta molta importanza la solidità. E anche per questo, prima mi diceva, posso dire, quando facevamo, dite: ma voi Banca Mediolanum avete tratto vantaggio qua nel Triveneto per le vicissitudini che hanno toccato disgraziatamente quelle due maggiori banche? Sì e no. No. Perché? Perché è vero che, come tutti noi, ma alcuni meglio di noi, hanno tratto vantaggio da questa... Permette un istante, Pirovano. Non vorrei nemmeno che sottolineassimo eccessivamente la questione dello specifico Veneto, perché sì, non credo che in Toscana col Monte dei Paschi sia andata tanto meglio, per fare a Genova è peggio, nelle Marche è peggio. No, ecco. E poi, quindi cioè, anche perché... negli ultimi mesi, beh, ci metto di mezzo la categoria, abbiamo molto enfatizzato la dinamica che ha interessato le due popolari venete, ma se uno va a controllare bene, la lista è piuttosto corposa e interessa gran parte del paese. Per non dir ha ragione, tutto. Ha ragione. Sapete che ad esempio il ramo volontario del fondo di tutela dei depositi sta intervenendo a salvare molte banche che altrimenti sarebbero andate in risoluzione, una per tutti, la Cesena. Voi non siete accorti, ma il ramo volontario, quindi le banche hanno dato contributi per salvare questa banca. Domani c'è il consiglio di questa banca, c'è una lista di altre banche che hanno bisogno di un intervento pubblico. Perché il bail-in, la risoluzione, mai più deve avvenire in Italia. Questo è il concetto, che è stato talmente devastante quello che abbiamo visto sulle quattro banche, che ha detto adesso tassiamoci tutti. Le banche, direi, in questo bilancio di quest'anno, tutte le banche hanno tirato fuori le più grosse, addirittura miliardi, la mia banca sopra i 100 milioni, per salvare le banche, perché in questo contesto, nell'interesse anche di noi consulenti, prima di far concorrenza dobbiamo metterci d'accordo che prima dobbiamo garantire la stabilità del sistema. Infatti noi come Banca Mediolanum abbiamo dato 60 milioni al Fondo Atlante e i miei colleghi qua dicono: ma scusate, ma andiamo a salvare i nostri concorrenti che poi ci fanno di nuovo concorrenza le nuove banche con dei tassi attraenti sui conti deposito. Non interessa, oggi è fondamentale garantire la stabilità. Se salta la stabilità non possiamo fare la concorrenza. Per cui
direi fondamentale oggi la fiducia, e purtroppo la fiducia sarà molto molto importante. È chiaro che poi dopo direi le performance sono importanti, poi adesso alla vigilia del MiFID 2 queste andranno ancora, avremo direi clienti che sapranno, avranno in chiaro dal loro portafoglio la componente performance, la componente costi, quindi direi è qua una bella sfida anche con chi praticamente poi gestisce i fondi a direi dare performance sempre più interessanti ai clienti. Poi altre cose lo dirò dopo, esatto. Perdoni la domanda da analfabeta, sì. Ma in una stagione come questa di tassi addirittura negativi, il tema della performance in che maniera è declinabile effettivamente e in che misura effettivamente il vostro interlocutore se n'è ben reso conto e quindi poi alla fine dei conti privilegia la forza, la stabilità, la credibilità dell'istituto, la relazione di lungo periodo con il promotore. È chiaro che la stabilità e la relazione di periodo sono le premesse. Le premesse. Quindi questo è ogni società, ogni banca se li gioca. Poi chiaro subentra la relazione, la consulenza, questo è fondamentale. E guardiamoci, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione come consulenti finanziari sono gli stessi che hanno i nostri concorrenti, le banche tradizionali. La differenza la facciamo noi. Ad esempio io li citavo la diretta trasmissione che c'è stata ieri su Rai 3 della Gabanelli, quando ho parlato degli investimenti disgraziati nei diamanti. Vuoi bene? Non ha citato nessuna di noi qua presenti, banca tradizionale. Nei fondi pensavo che la giaculatoria fosse contro di noi. No, banche tradizionali, sì. Si possono fare disastri con gli stessi fondi della GAM, che hanno anche quelle banche lì. Non i nostri. No, ma voglio dire, tutto dipende dalla. Ecco, perché quando dico che poi che differenza c'è tra una banca, che sono termini che io chi mi conosce. Non prediligo, la banca tradizionale è il nostro modo, nessuna, abbiamo tutti gli stessi clienti, gli stessi prodotti, gli stessi approcci, lo stesso direi gestione della emotività del cliente, tutta la differenza è noi tuteliamo innanzitutto l'interesse del cliente, sempre, siamo molto più formati, siamo tutti. Dall'altra parte lei sta dicendo in modo elegante che qualcun altro invece opera in costante conflitto di interessi? No, più che conflitto di interesse. Quando, come diceva prima lui, il nostro rapporto è come il medico della mutua o l'avvocato nel lungo termine. E di là purtroppo, per ben che vada, un cliente, ma anche se fosse il padre eterno, ogni 3-4 anni cambia l'interlocutore. Beh, per conoscere il cliente a volte ci vogliono più di 3-4 anni. E devo conoscere tutto della sua vita, le sue propensioni, i suoi rischi, tutto il suo stato familiare. In banca purtroppo oggi, e questo è un vantaggio per chi fa il nostro mestiere, sanno che questo è il loro punto di debolezza, non sanno ancora come sistemarlo, perché non è che lo si supera dando dei budget tremendi per cui le persone chiamano, il caso di ieri sera, indistintamente persone di 70-80 anni gli propongono sempre nuovi investimenti. E questa povera persona dice, ma io vado in banca, mi metto il vestito della festa e penso di andare in una cassaforte sicura. Invece mi dicono firma qua, firma là e poi mi trovo con... La differenza nostra è che noi, perché noi al primo punto abbiamo il cliente che è il nostro. Poi un'altra cosa, invece chiedo la domanda al professore, nella ricerca, io vedo che un altro, giustamente la dimensione del filtro emotivo mi piace questa parola, ed è quello che vedo nei nostri consulenti finanziari tutto. Una dimensione, non so se era esaminato o no, oggi assume in maniera importante la conoscenza tecnica, la professionalità. Io vedo nella crescita del portafoglio dei miei colleghi, il portafoglio che cresce più, alla base c'è la conoscenza tecnica professionale. Quindi il consulente che studia, si aggiorna, dedica ogni giorno mezz'ora a formarsi tutto. Se c'è questo, boom, è un volano che cresce. Altrimenti la sola gestione dell'emotività a volte non basta. A volte mi trovo di fronte professori bravi, 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 però dopo il cliente mi dice ma dov'è la sostanza? Per cui non so se l'avete esaminato questo, però va esaminata.
Infatti sì. Io penso che ognuno di voi tutti dovrebbe, se avete tempo, fate un master, fate qualsiasi cosa, ma puntate molto su soldi ben spesi, alla vostra qualifica. Anche perché, e qua do un assist a voi, noi pensiamo che siamo meglio di chi lavora in banca. Se ci mettiamo dall'altra parte, la pensano diversamente. Io, il mio ambiente, frequento, domani sono il comitato esecutivo dell'ABI, di presidenza, vedo cosa pensano gli altri. Gli altri ci invidiano, dicono, sono molto più forti loro, sono delle armate invincibili, e io stesso io dico sempre, i bravi consulenti finanziari, uno fa 10 dipendenti di banca, come entusiasmo, come qualificazione, come tutto così. Però di là pensano diversamente. Quindi dobbiamo, anche l'invito all'associazione, investire molto molto di più. So che lo fate già con la stampa, perché quando capita anche ieri nel linguaggio del giornalista, parlava di banche tradizionali, ma quando si parlava della malafatta, l'indipendente bancario lo chiamava promotore finanziario, che vendeva diamanti. Scusami, c'è dietro c'è scritto Banca Intesa, UBI, Unicredito, perché si chiama ancora promotore finanziario? Bisogna investire molto, purificare il discorso questo, perché altrimenti... E qua l'Accademia può fare molto, perché anche l'Accademia, scusate un attimo, abito a Milano, vedo che tutti noi abbiamo finanziato corsi professionali all'interno della Cattolica, della Bocconi, della Cafoscari, tutto. Però gli stessi professori, se si tratta di fare finanza, tutti in prima fila, se si tratta di fare un corso di consulenza finanziaria per la nostra professione, non è così qualificante. Gli stessi professori si sfilano, i big vanno da una parte come se noi fossimo un campionato di serie B, e questo non deve più esserci, perché i clienti, questo lo sanno già, i clienti invece lo capiscono, perché i clienti vedo che i clienti considerano i bravi consulenti finanziari molto molto più importanti del direttore centrale di una grande banca. Però nel rapporto sociale, nella comunità sociale, il direttore centrale di una grande banca viene considerato 100 volte il consulente finanziario. Ma come? È molto più bravo l'altro, lo sanno anche quindi dobbiamo lavorare molto nel cambiamento della... Pirovano, ho capito bene, lei ha posto un paio di domande a Rigoni. Sì, allora sul tema della professionalità noi non abbiamo riportato tutti i risultati della ricerca perché i tempi sono stretti. E effettivamente non è possibile essere un filtro emotivo se non si è capaci di decodificare in modo corretto i segnali che vengono dal mercato, perché altrimenti uno è semplicemente una sorta di beone che è sempre tranquillo semplicemente perché è anestetizzato e quindi non viene in qualche modo influenzato dall'andamento del mercato. Il tema è che posso essere come consulente un filtro emotivo solo se sono capace di interpretare correttamente i segnali del mercato, come nella storiella raccontata da Benjamin Graham di Mr. Market, che quotidianamente lancia segnali, perché il mercato lancia quotidianamente segnali. Molti di questi segnali sono semplicemente rumore, inutilità. Noi dobbiamo sapere quali sono i segnali inutili, che vanno in qualche modo sterilizzati e depotenziati. Altri sono importanti, ma solo una piccola minoranza dei segnali è significato. Il resto è rumore, il resto è qualcosa che riempie i monitor, ma nulla di più. E questo lo può fare solo chi studia, si informa e va un po' oltre la banalità di guardare tanti numeri e esserne in qualche modo travolto e invaso. Don, riprenderei l'immagine del Palazzo dell'Eur con la scritta Santi, poeti, navigatori, non c'è ancora scritto investitori, probabilmente non lo scalpelleremo questo sostantivo nuovo. E però mi interessa capire il suo rapporto diretto con gli investitori e con il tema fiducia, dal momento che H Farm è quotata e con questo tipo di dimensione si è dovuta e si è voluta confrontare.
Buongiorno a tutti, è molto bello stare qua a ascoltare loro. Allora, dal punto di vista della nostra esperienza col mercato oggi, ricalca un po' quello che si è detto adesso, cioè Lime, noi siamo quotati a Lime dall'anno scorso, è un mercato molto debole, dove ci sono pochi capitali, Mediolanum è anche nostra socia. Abbiamo il 10% del mercato, di negoziazione. Sì, quindi è apprezzabile da parte di coloro che cercano in quel mercato il go per una storia che speriamo sia più importante, trovare degli investitori che oggi ci credano, perché è un mercato molto importante, perché tramite quel mercato lì le storie possono prendere forma, possono fare un'operazione importantissima di trasparenza, si possono far conoscere, possono raccontare cosa vogliono fare e creare anche un po' di liquidità per quelli che possono essere gli investitori. Il tema degli scambi è tremendo, nel senso che noi lo stiamo vivendo adesso sulla nostra pelle, il piccolo errore di lasciare dell'equity in mano a degli investitori o a dei partner con cui fai magari un'operazione di acquisire delle cose, li lasci un po' di equity, te lo porti dietro per dei mesi se non sei stato bravo a gestirlo, perché a prescindere dai tuoi risultati c'è sempre qualcuno che cerca un attimo l'uscita e non c'è liquidità sul mercato. Per cui l'esperienza mia in questo momento è un mercato molto importante, credo che sia importantissimo oggi anche concentrare a livello istituzionale un po' di interesse su questa cosa qua, perché può essere il mercato di start di tante belle storie, però noi spero che nel giro di un anno e mezzo riusciamo a passare su un mercato successivo per cercare di avere degli scambi più importanti. Però passando proprio a quello che facciamo noi, noi fiducia ne abbiamo tantissima su quello che è il cambiamento e quello che sta succedendo. In questi 10 anni io ho fatto due cose che sono andate molto bene in passato, mi sono ritrovato a 32 anni con un buon risultato in tasca, ero troppo giovane per dire non faccio più niente, per cui ho pensato che era giusto fare giving back e creare una piattaforma che potesse aiutare i giovani a cogliere le opportunità che ci sono in questo momento. Ricorda come si chiamava? Si chiamava E3, era la più grande web agency italiana, ha fatto i siti di molte banche, di molte assicurazioni, di molti grandi marchi che avevano cominciato a usare internet all'inizio. Quanti anni avevi e dove eri? È cresciuta, era la mia seconda esperienza, perché la prima cosa che avevo fatto era qua a Treviso, è stata comprata da Infostrada, la seconda cosa appunto è E3, passata da 300 milioni di lire di fatturato a 25 miliardi con 5 miliardi di utile netto al terzo bilancio, quindi una crescita veramente figlia di quel momento specifico. Veniamo ai giorni nostri che sono un po' più complicati. Sì, comunque era anche merito di chi comprava quelle cose, perché c'era un po' di entusiasmo. Entusiasmo che però era motivato, infatti negli Stati Uniti quella cosa lì è andata avanti, è nata Google, Amazon si è rafforzata, sono nati quei colossi che oggi gestiscono il mercato e fanno la cattiva e la buona sorte su questa disruption che c'è sui modelli di business. Per cui ma la grande differenza tra la tua esperienza e quella di aziende omologhe americane, qual è la carenza di capitali? La differenza sostanziale è stato che quando io sono partito nel 2005, creando questa piattaforma che investiva nei giovani, io ho cercato di farla proprio difficile, perché mi sono posizionato in mezzo ai campi, qua a Catron, in un angolo di paradiso dal punto di vista dell'ambiente, molto vicino all'aeroporto, la Disney doveva farci Disneyland tantissimi anni fa. In vista del campanile di San Marco, tra le altre disgrazie. Con l'intento di fare una piattaforma che fondamentalmente seleziona i migliori giovani con le migliori idee, gli dà i soldi e li fa partire, le famose start-up, il famoso acceleratore, però siamo stati proprio i primi nel 2005. Io ero convinto che dal 2000 al 2005 ci fosse stata comunque una progressione di pensiero, cioè quelle cose erano importanti. In realtà l'Italia si è fermata, ha fatto veramente reset su questa cosa qui, quindi investire su dei giovani prendendo una percentuale di minoranza, aspettando che un venture capital ci metta i soldi per fare poi un'operazione di M&A, è stato così, cioè proprio difficilissimo. Poi peraltro il modello dell'acceleratore che tutti noi abbiamo cercato di far crescere e comunque oggi si continua a cercare di far crescere
non può funzionare. Cioè, quello che abbiamo capito noi in questi 10 anni è che non c'è quel mercato di capitali sufficiente a sostenere oggi quel tipo di crescita. E soprattutto culturalmente non ci siamo ancora dal punto di vista dell'M&A. Sapete anche voi che non ci sono molte aziende che oggi comprano altre aziende, soprattutto piccoline, per crescere. Cosa che non è che sia in tutto il mondo così, però ci sono 2 paesi al mondo, Israele e Stati Uniti, che lo fanno abitualmente e creano questa ricchezza un po' pompata, anche se vogliamo, su certe cose, però che comunque sta cambiando un po' il perimetro dei modelli di business di tutti quanti. E lo vivete anche voi, perché comunque se oggi il mondo della finanza, inteso come banca, è in difficoltà, è perché qualcuno di loro ci sta mettendo di tutto oggi per cambiarci le cose. Loro lo stanno facendo però su una base fondamentale, sul consumatore, che è cambiato completamente, perché il consumatore oggi pretende un altro tipo di servizi. E noi, che oggi abbiamo quasi 500 persone, 270 dirette da farm, e lavoriamo con tutti i ragazzi molto giovani, la cosa è evidente in modo violentissimo. Cioè, questi non compreranno la macchina, non compreranno la casa e ragionano in una logica di servizio, per cui chi fa le macchine da guida deve ragionare sui chilometri, chi fa le case deve ragionare su quanto gliela dà e tutto quello che ne consegue, e di cui siete sicuramente consapevoli. Il tema della consapevolezza è il tema. Infatti io in questi 10 anni abbiamo investito più di 20 milioni, 30 milioni di immobili. Adesso abbiamo alzato il ritmo, siamo a 5 milioni all'anno, stiamo per investire altri 60 milioni sugli immobili per costruire un grande campus. Quindi ci crediamo in modo totale e credo che alla fine porteremo a casa anche un ottimo risultato, perché adesso siamo tornati sopra i 30 milioni di fatturato, l'anno prossimo saremo molto più alti, quindi comincia a configurarsi uno scenario molto buono. Però quello che è fondamentale è che ci crediamo. E nella fiducia che, qui mi permetto di entrare nella discussione perché ovviamente mi ha appassionato, nella fiducia che voi vi dovete conquistare nel consumatore, secondo me dovete avere anche la consapevolezza evidente che voi sapete cosa sta succedendo. Perché quello che sta per accadere in termini di progresso, di cambiamento, è molto più rapido di quello che in Italia si usa raccontare. Cioè, nel giro di 5 anni, prendo il settore più semplice da capire perché ce l'avete tutti davanti agli occhi, il settore dell'automotive cambia in modo clamorosamente forte, con modelli che fanno cose completamente diverse, dinamiche di servizio che cambiano completamente, quindi l'assicurazione si comporterà in modo diverso, i servizi correlati che possono essere all'interno di una città cambieranno completamente, e queste cose qui avranno un impatto fortissimo, perché sono cambiamenti che non toccano gli appassionati, toccano tutti, sono cambiamenti sociali che vanno a toccare qualsiasi persona. E questa cosa qui, secondo me, passa per un tema di consapevolezza del vostro cliente, ma soprattutto vostra, in funzione di quelli che saranno i consigli che gli date. E al di là della finanza, dove io, meglio che non entro, che non è il mio mondo, questa cosa qui è fondamentale per i loro figli, perché noi adesso abbiamo investito violentemente sull'education, ci siamo comprati una scuola, facciamo proprio formazione sui bambini, andremo a fare altre operazioni su questa cosa qui, perché è una prateria quello, il settore dell'education in questo momento, ma è una prateria perché? Perché non la stiamo adeguando. I bambini devono saper parlare inglese, devono sapere benissimo che cos'è il digitale, ma non solo usare l'iPad e il computer. I bambini devono sapere cos'è un modello di business, devono assolutamente entrare nella dinamica che quando andranno all'università, e ci sono delle eccellenze nei territori che sono già partite, come Ca' Foscari, a interpretarsi in questi termini, siano già vicine a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, sappiano già perché il loro atteggiamento si interfaccia con la disruption che sta avvenendo nel mercato di quel modello di business, e siano in grado di suggerire, perché alla fine i territori avranno un bisogno totale di giovani preparati, perché le aziende avranno bisogno di giovani preparati. Se hanno un filo di intraprendenza è meglio, perché il 65% dei lavori che oggi esistono non ci saranno quando escono dalla scuola, per cui è meglio che loro siano preparati a intraprendere, a fare da soli. Per cui è fondamentale che anche il genitore
sia consapevole di questo, sia nei suoi investimenti che nell'evoluzione, perché se domani gli dice studia per fare l'avvocato, studia per far questo, studia per far quello, fa forse l'investimento peggiore della sua vita, nel senso che porta il figlio in una traiettoria che diventa complicata, e diventa complicata perché noi stiamo facendo chat, robo-chat o strumenti che vanno verso l'intelligenza artificiale, che sembra roba da fantascienza, che invece le aziende cominciano a usare. Cioè, voi a volte vi trovate a parlare con dei customer care dove c'è solo una macchina dietro, e nel giro di 5 anni questa cosa qui sarà diffusissima. Noi ci interfacceremo con le macchine su tantissime cose, e la cosa incredibile è che ci interfacceremo vocalmente, per cui la barriera di ingresso va vicino allo zero, cioè diventa semplicissima, per cui non è che uno deve sapere usare il computer o l'iPod, l'iPad, che già sono semplici di loro. Cioè, fondamentalmente ci parleremo, e magari l'oggetto con cui parliamo è in cucina ed è un cosino come il Google Now, l'Amazon Echo, quello che ci farà adesso la Apple, con cui ci sembrerà normalissimo chiacchierare e farci dare dei suggerimenti. Per cui, senza esagerare sul mio mondo, la cosa che dovete considerare è che non è tra 20 anni, non è neanche tra 15 anni, è una data, quella che vede uno scenario diverso, che balla tra i 5 e i 10 anni, che, avendo ormai anch'io quasi 50 anni, mi rendo conto che passano così, cioè ci vuole un attimo e siamo già là. Coraggio, c'è di peggio che avere quasi 50 anni. Io ringrazio Donadon perché ha messo tra di noi la corrente elettrica, nel senso che a me sembra che abbia posto una domanda che vorrei a questo punto rilanciare in modo particolare a Benetti, Pirovano e Buffi, sulla consapevolezza. Cioè, lui vi pone una domanda, vi domanda, l'ha detto proprio con queste parole esatte, ma voi sapete cosa sta succedendo? Siete tarati su quello che accadrà da qui a 5 anni? Sono curioso di sentire la vostra risposta. Io perché, parlo per ultimo, così prima ascolto. Perché loro. Vi devo dire che mentre Donadon parla, devo dire in modo così intenso e fascinoso di questo futuro, io onestamente vi devo dire che, non avendo più il problema di compiere i 50 anni... No, io se posso confessarlo, stavo pensando quando vado in pensione, e tutto sommato non è distante, per cui ecco, forse verrà superato dagli eventi. Però la questione dell'automazione che lui ha appena sorvolato con le macchine che sono appena arrivate da Benetton e che faranno i maglioni senza nessun uomo, con la Electrolux che nell'arco dei prossimi 5 anni dimezzerà il proprio il numero dei dipendenti, perché anche lì verrà introdotto un livello di automazione maggiore, e via così dicendo, con i call center dove parleremo con amabili signorine con i circuiti. Beh, devo dire che è uno scenario di mondo che ha molto a che fare con Blade Runner e che faccio fatica a interpretare. Però, detta la mia totale inadeguatezza, anche questa, avete in mente, appunto, come chiede Donadon, l'evoluzione del mondo? Perché averlo in mente, questo è il sottostante della questione, vuol dire anche capire come orientare gli investimenti e come assistere i risparmiatori. Se rispondessi di sì, sarei un pazzo scatenato, un insopportabile supponente, perché non è una questione facile. Ci sono delle disruption di carattere tecnologico che stanno entrando pesantemente nei modelli di business
dell'industria, della banca, ma anche della nostra industria come case di gestione, come asset management e come il lato della consulenza. Io credo, quindi vado per esclusione, io credo che uno, la consapevolezza è che dobbiamo essere molto reattivi come industria. Due, credo che la frontiera, così come la tecnologia pone nuove frontiere all'automotive piuttosto che all'internet delle cose, la nostra nuova frontiera è la consapevolezza che è la relazione. Nella relazione si gioca il futuro. E allora non c'è robot advisory, non c'è tech che possa spezzare il fatto che l'homo economicus non esiste, cioè l'homo economicus che ragiona solo per la massimizzazione dei numeri. Gli psicologi comportamentali hanno dato le ultime picconate, l'uomo è un cercatore di senso. Le relazioni economiche sono soprattutto e prima di tutto relazioni. Proviamo a immaginare la relazione economica che intratteniamo tutti i giorni, talmente banale che non ci prestiamo attenzione, il consumo del caffè al bar. Nella fiducia tra il barista e il consumatore, il barista fa il caffè fiducioso di avere l'euro prima che noi si esca dal bar, o quando facciamo lo scontrino diamo l'euro, sappiamo con ragionevole certezza che avremo il caffè. Quello che è successo nel 2008, che ha costituito una prima grande disruption nella fiducia anche dei risparmiatori, come è venuto fuori dal rapporto, con l'overnight schizzato alla doppia cifra, voleva dire che le banche non si fidavano, è come se il barista stesse con la tazzina in mano e il cliente con l'euro e nessuno la molla, perché non c'è fiducia. Quindi questo è l'elemento determinante. L'hardware dove dobbiamo lavorare, questo sì, l'hardware sarà condizionato dall'avanzamento tecnologico, e cioè le strutture, i protocolli, i processi, i prodotti. Ma il software del nostro lavoro, metto dentro anche me, non soltanto i consulenti, ma noi come case di gestione, il software è dato dalla fiducia, dal avere fiducia, dal meritare fiducia e dall'avere fiducia nelle istituzioni. Questo credo che sarà il ragionamento che ci fa sopravvivere. Lei prima chiedeva a Pirovano il cosa deve fare il risparmiatore con i tassi negativi o con i modelli che cambiano. Deve fare un salto logico, deve fare un salto di qualità, perché il BTP non è più un luogo, dell'investimento. La banca, la scelta della banca dove tenere il deposito non è più la commodity, lo sportello sotto casa o la banca che avevano i miei e continuo a farla. Ma quando si fanno i salti fisici, abbiamo la rete. Il salto logico del risparmiatore è fatto con una rete di protezione. La rete di protezione è data da quattro paletti: l'orizzonte temporale, la diversificazione, che dal 52 ad oggi non è stata scalfita, la pianificazione temporale, perché un conto è avere strumenti che servono per sostituire la lavatrice che si rompe e un conto sono strumenti che pensano alla istruzione superiore dei figli quando sono ancora piccoli. E il quarto paletto è la consulenza finanziaria, che dà senso agli altri tre. In questi quattro paletti non c'è la performance, perché la performance è un numero, è una faccenda nostra come case, ma il consulente, e non so se faccio saltare sulla seggiola qualcuno, ma a mio avviso il consulente finanziario non è un generatore di risultati, ma è un pianificatore di soluzioni. Allora in questa consapevolezza, nel fatto che i risultati vengono, ma i mercati vanno su e giù, ma la pianificazione, l'allocation, il decidere quali strumenti scegliere è l'ultimo mattone, è l'ultimo miglio di un edificio che si costruisce appunto sulla pianificazione, sugli obiettivi, sulla protezione, il capitale umano, il capitale, l'immobile, no, l'aspetto assicurativo,
l'aspetto successorio, tutto un quadro complesso che è la pianificazione, che richiede la presenza di professionisti che coprono l'ultimo miglio. La performance, lo dicevano anche i risultati, che è molto determinante nell'acquisire il nuovo cliente, e qui bisogna lavorare per fare in modo che sia meno determinante, ma è meno determinante quando via via la relazione si è consolidata. Io credo che questa consapevolezza possa tutelare il nostro lavoro, la nostra industria e la professione dalle disruption che arriveranno sicuramente. Donadon ha ragione da vendere su questo. Allora, io sottoscrivo al 100% questo, quello che ha detto il collega. Ho fatto recentemente un viaggio in America assieme ad altri colleghi di altre banche per vedere un po' cosa c'era di novità sull'evoluzione tecnologica. Quando mi presentavo come banca, quindi venivo banca retail, asset management, mi guardavano dall'alto in basso. Dicevo, ma come? Avete ancora questa industria dell'asset management voi? Avete ancora i consulenti finanziari con i fondi comuni di investimento? Mi guardavano come se fossi uscito dalla caverna. Scusate che se parlo apertamente qua. E i miei colleghi di altre banche tradizionali mi guardavano con supponenza dicendo, Pirovano, come stai? Perché? Perché lì l'high-tech sta già facendo, indipendentemente dalla MiFID 2, ha già fatto quello che MiFID 2 farà, perché ha portato la trasparenza enorme sulle commissioni, sulle performance, tutto, di modo che il cliente ha cominciato a entrare anche nel merito degli strumenti che vengono proposti e direi sa distinguere ciò che è performance, ciò che è costo e quant'altro. Quindi questo è un messaggio che mi sono portato a casa molto forte, e adesso noi MiFID 2 dovremo direi impatterà tantissimo sul nostro mestiere. Questo è il primo messaggio. Poi siamo stati anche a vedere l'IBM, dove loro hanno il cosiddetto progetto Watson. Watson è il fondatore dell'IBM. Come progetto Watson, poi il dottor Donadon sa meglio di me, l'ultima frontiera non è la banca digitale, no, è la banca relazionale. Quindi questo Watson, istruito bene, non so da chi, saprà dialogare direttamente anche emotivamente col cliente. Io è un po' difficile, però questa è dove IBM e tutti gli altri stanno investendo tutto. Ma quindi ho visto questa disruption, queste minacce, la tecnologia, la MiFID, la banca relazionale, tutto, e poi prendo appunto la vostra ricerca. Abbiamo visto come noi, clienti consolidati, noi consulenti abbiamo il 75% del portafoglio. E l'altro dov'è? Se l'altro è presso una banca dove il cliente ha il conto corrente, ha il credito, ha le carte di credito, il cliente è mio o di quella banca? Perché le banche tradizionali prima o dopo si sveglieranno. Adesso partirà un processo di consolidamento del settore bancario e avrà un'accelerazione, ma una volta sistemati, non dico fra 2 o 3 anni, fra 5 o 6, tutti gli altri ci copieranno. E allora dicono, dobbiamo fare come consulenti finanziari, e noi dobbiamo fare come loro, dobbiamo entrare nel loro campo, nel campo del credito, scusate, nel campo del conto corrente, strumenti di pagamento, altrimenti verremo disintermediati. Per cui penso che l'ANAS deve affrontare quella frontiera in maniera aperta, non dice io sono bravo a fare solamente i consulenti, no, perché in questa maniera il cliente è condiviso, e quando è condiviso d'altra parte c'è anche lì, perché ormai se guardiamo l'esame dell'albo dei consulenti finanziari, la stragrande maggioranza dei nuovi iscritti sono delle banche, e prima o dopo si creerà una cultura così. Non è che vorrei dire aprite le porte anche ai consulenti finanziari e dipendenti, però guardate, sono due mondi, il nostro e il loro, che prima o dopo si sovrapporranno, quindi dobbiamo, ecco, la minaccia è non condividere il cliente è tutto nostro, altrimenti rischiamo tanto col lungo termine. Quindi la nuova tecnologia, la banca, direi, come diceva il dottor Donadon, proprio questa dinamica della banca, io la chiamo banca relazionale o banca emozionale, ecco, emozionale è la parola giusta che dicono, piuttosto che l'high tech. A me capita a volte di incontrare clienti che indipendentemente da MiFID 2 con il loro foglio Excel ti tirano fuori, proprio ci fanno la disamina, ci sanno tutti i nostri costi e ricavi. Allora
dobbiamo essere talmente, talmente bravi da far pesare, da far pagare la nostra consulenza, ma il cliente lo deve misurare, altrimenti non sa che pesci pigliare e si guarda altrove. È chiaro che poi noi dobbiamo andare di pari passo con le società che gestiscono il risparmio. Qua dobbiamo proprio fare un salto enorme, perché la tecnologia ci porterà molto, molto, molto più trasparenza e vantaggi dei clienti. E poi, allora, questo qua non è una minaccia nostra. Se siamo bravi nella consulenza, continuiamo a mantenere la distanza con i nostri competitor. Mi scusi però, ma questo concetto della trasparenza forse non rischia di restare vuoto fin tanto che la vostra controparte, il vostro interlocutore non ha gli strumenti, l'alfabetizzazione per comprendere questa materia? È una bella cosa, perché poi... Parlo soprattutto della questione italiana, perché immagino che non sia così. Lei ha ragione, a volte penso tutti di noi abbiamo questa esperienza. Tu ti trovi davanti anche un ingegnere, una persona qualificata, scuola media superiore, universitario, e gli parli a lungo e largo del fondo, del mercato e tutto, ma alla fine la persona si alza e ti dice: ma mi conviene farlo o non mi conviene farlo? Quindi alla fine tutto questo dispiegamento di conoscenze nostro, anche alfabetizzazione e tutto, si tramuta in un atto, il cliente ci chiede un atto di fiducia e di sincerità, e noi dobbiamo essere in grado di dirgli, perché purtroppo io ho fatto 100 i clienti che incontro, anche quelli, ma scusate, io vengo, ho fatto la mia carriera nell'ambito della finanza, scusate, mi conosco, quando devo investire i miei 10-15 mila euro, 5 mila euro, non sono capace, io sono imbranato, gli altri, i miei colleghi, dico: andiamo da pirovano, insegna tutto, infatti sono il sapientino, quando devo fare i miei sono imbranato, ho bisogno di parlare con un collega e dirmi: sto facendo bene o sto facendo male. Questo è il nostro mestiere, non ce lo ruba nessuno, perché anche chi lo sa è quindi non ve lo ruba neanche le macchine, quindi non ve lo rubano neanche no, anche macchine. Il progetto Watson veramente non mi scalfisce, ecco, perché parlare con una persona il quale capisce se sono preoccupato o no mi fa capirlo, per cui mi dice: stai sull'obbligazionario, non diversificare, tieni sul conto corrente, me lo dice una macchina. E dice: sì, se è ben istruita la macchina può capire. Non so, ecco, cosa pensa lei, se ci sarà questa macchina. Noi abbiamo chiamato H Farm con l'H davanti, proprio perché sono completamente d'accordo. L'H sta per human da noi, e l'abbiamo portato in mezzo ai campi proprio perché l'uomo deve rimanere al centro anche di questo cambiamento forte, perché alla fine quello che io mi sono portato a casa dopo quell'esperienza nel 2000 è che gli strumenti che avevo fatto tante volte erano troppo complicati, cioè non erano così semplici da comprendere per il consumatore. E la tecnologia lo sta imparando molto rapidamente, questo concetto. Infatti i prodotti che stanno uscendo sono sempre più semplici e l'interfaccia vocale estremizzerà questo concetto. Però sono convinto anch'io che il fattore umano, l'H, alla fine ci rimane al centro, nel senso che è che deve cambiare sicuramente il profilo di gioco, perché certe cose saranno fatte da Watson, effettivamente. Sì. Cioè, le cose più elementari senz'altro da Watson. Devo dire che stavo cadendo in depressione, questo intervento del dottor Donadonna mi ha un po' risollevato. Se posso, visto che le sollecitazioni sono infinite, come sempre, intanto... Vorrei dire che non solo per dovere... Non mi sembra uno che cade facilmente in depressione comunque. No, era una... per carità, non direi, speriamo di no. Ma insomma, intanto non solo per dovere d'ospitalità, ma io mi ascrivo un po' e mi riconosco, e credo che ci riconosciamo un pochino tutti, mi sembra che ci siano state anche delle sottolineature in questo senso, in quello che diceva prima di me Benetti e Pirovano. Mi viene da dire... Intanto vorrei rassicurare il dottor Pirovano su un paio di cose. Una, prima che me ne la dimentico, ma l'associazione sta, e lo dico a beneficio di tutti, perché non ho detto che tutti ne siano al corrente, sta investendo molto da anni in due grandi filoni. Uno è quello della formazione, perché abbiamo capito tutti che senza formazione non andiamo da nessuna parte. Dall'altro ci sono anche degli adempimenti di legge, eccetera, ma noi andiamo ben oltre quelli sostanzialmente. Ed ecco anche qui il richiamo ai rapporti con le università che ho fatto all'inizio, tutto un campo da esplorare. Dall'altro
mi verrebbe da dire che c'è il tema appunto della capacità di adeguarsi ai tempi che cambiano un po' le cose a cui ci richiamava Donadon poco fa. Quindi questa è la prima riflessione, che poi riprendo se avrò un minuto. L'altra è che ci suggeriva il dottor Pirovano, magari cominciate a preoccuparvi, lo diceva in senso positivo ovviamente, anche di altri soggetti che entreranno nel settore. Intanto ce ne siamo già, devo dire, preoccupati, perché all'associazione si può iscrivere chiunque sia iscritto all'organismo, quindi all'albo pubblico. Chiunque abbia l'iscrizione può è la condizione per poter essere iscritti all'associazione. Neanche un dipendente. Assolutamente sì. Anzi, questo è un ambito nel quale noi lavoreremo molto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché non è che si cambiano anche le abitudini consolidate di un mondo come quello bancario, dove altri soggetti hanno sviluppato le loro relazioni. Però mi veniva da fare anche un'altra considerazione rispetto alla storia, diceva bene Possamai, fascinosa, anch'io l'ho ascoltata così, e la testimonianza di Donadon, perché poi lui alla fine cosa ci dice? Provenendo da un altro settore, quindi è bello questo elemento di interdisciplinarietà, cioè mondi che sostanzialmente ambiti che non appartengono allo stesso mondo e che però si parlano, si ritrovano. Lei, a proposito del mercato dei capitali, non ha fatto altro che confermare quello che dicevo io all'inizio, che tra l'altro è un leitmotiv di fondo negativo del sistema Italia e delle difficoltà che ha incontrato, ma anche della brillantezza, mi pare di capire, con cui l'ha superato. Beh, allora, il tema dell'evoluzione di una professione, di un mestiere, di un'attività, di una professione, dico di una professione perché l'esercizio dell'attività di consulenza si connota per l'elemento della professione, quindi a contenuto intellettuale, tanto per capirci, e che però rimanda a quei termini che richiamavo prima, conoscenze, competenze, abilità, relazioni. Quale pesa di più? Non lo so, sono tutte necessarie. E probabilmente tutte dovranno uniformarsi al mondo che cambia. La nostra associazione da anni ha un'area dedicata e definita, non a caso, evoluzione della professione. Ci auguriamo che non sia, anzi ne siamo convinti, una involuzione, ma sia un'evoluzione che però deve fare i conti con tutti i temi della tecnologia, della disruption da una parte, della tecnologia dall'altra. Le macchine faranno il loro ingresso, l'hanno già fatto, perché noi questi mondi li conosciamo poco, ma Donadon ci ricordava che non è fra 20 anni, ma è fra 2, fra 3, domani mattina. C'è per noi il tema dei robot advisor, di cui tanto si parla. Ma qui giustamente Benetti diceva, ma lo riconfermava anche Piromano, ma mi fa piacere che l'abbia detto Donadon, in questo senso che la tendenza alla depressione sia stata in qualche modo compensata dalla sua testimonianza, e cioè che l'elemento umano è fondamentale. Certo, questo uomo o questa donna dovrà però trovarsi all'appuntamento preparato, questo è il punto, e nel momento in cui si troverà preparato, e cioè ha una visione del futuro, e l'associazione serve anche a questo, a valorizzare un ruolo, una professione, riempirlo anche di connotazioni sociali, siamo perfettamente d'accordo, e dall'altro dirgli guarda che il mercato, la società, i paradigmi stanno andando in quella direzione, tutto qui è messo in discussione, non possiamo essere quelli che non lo fanno. Quindi l'associazione serve anche a questo. Ditelo a tutti quelli che non sono ancora associati ad ANAS, perché abbiamo uno spazio immenso davanti da questo punto di vista. Quindi io in questo senso rilevo che c'è una comunanza di vedute dell'industria. Dell'industria, mi riferisco a tutto all'asset management, del sistema banca, anche in come questo si è appunto evoluto e si sta evolvendo nella direzione dell'acquisizione del nostro modello. Dice bene poi Pirovano quando dice vabbè, ma allora noi non facciamo che, come dire, addirittura rischiamo di essere sopravanzati, a parte il fatto che ancora l'80% delle masse sono fuori dal nostro mondo, quindi hai voglia quanto ci abbiamo da fare anche noi. Ma insomma, cerchiamo anche noi di acquisire, come in parte stiamo facendo, degli atu che sono tipici di quel settore, delle professionalità che sono tipiche anche di quel settore. Lei si riferiva al credito, a tutti i sistemi di pagamento e così via. Quindi è chiaro che noi abbiamo
se posso dire, e credo per quello che mi riguarda di essere in conclusione, da questa ricerca delle conferme, a proposito del fatto che lei diceva sia stupito oppure no, ma abbiamo anche abbiamo una linea di indirizzo da seguire, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo riempirla di contenuti, e quello che stiamo facendo, dobbiamo però saper guardare un pochino più avanti del nostro naso. È un po' la differenza che occorre dalla performance di breve termine e la relazione di lungo periodo. È lì che dobbiamo puntare, ma l'una ricomprende l'altra. Quindi non è una via unica, non è una via univoca, è sicuramente un percorso difficile, però credo che i consulenti finanziari di oggi, i colleghi presenti in sala, tutti quelli che in sala non ci sono, la stragrande maggioranza di coloro che pongono in essere quelle che ho definito le best practice siano nelle condizioni di saper affrontare questa sfida. E occasioni come queste sono anche un momento per ragionare insieme sugli sviluppi della professione. Avete un presidente così bravo, ma così bravo, che ha tirato le conclusioni prima che io gli chiedessi di farlo. E tuttavia lo ha fatto probabilmente non perché mi ha letto o ha interpretato la materia cranica, avrebbe trovato anche poco, ma perché probabilmente ha visto l'orologio che abbiamo dinanzi a noi. Devo dire che è stata una tavola rotonda con molti elementi di provocazione e di mescolanza di saperi, e sono quelle che riescono meglio. Ringrazio tutti per il contributo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Thank you.